Lasciamo anche un po' di tregua alla nostra giuria tecnica e anche a quella popolare. Perché? Perché abbiamo, dopo queste prime tre canzoni in gara, un ospite. Ed è un ospite particolare, ed è la prima volta che il Festival della Canzone Dialettale di Ospedaletti ospita un personaggio oltre confine. Si tratta infatti di un ticinese di nascita, ex poliziotto di frontiera con la passione per la musica italiana, al punto di decidere di organizzare anche un festival della canzone italiana in Svizzera. Quest'anno la manifestazione da lui condotta e ideata è alla sua terza edizione. Oggi ha luogo questa particolare partecipazione di un ospite straniero che ci propone un brano scritto nel dialetto ticinese che, come potrete sentire, lo capiranno soprattutto i lombardi, ha molte analogie col dialetto lombardo. Signori, ospite di Ospedaletti, Davide Buzzi. Ciao a tutti, ciao Ospedaletti. E Davide Buzzi mi raccontava poco fa, dietro le quinte, che è abituato a fare tournée un po' in tutta Europa. Sei stato in Svezia, mi hai detto? Sì, in Svezia, sono stato anche in Italia. E tutta la Svizzera l'ho girata, quindi un po' dappertutto. E come è nata in un ticinese questa passione per la canzone tipica italiana? Ma sicuramente è anche dovuto a un fatto comunque di cultura, perché noi comunque ticinesi siamo una minoranza etnica, certo. Dove si parla, una piccola parte di Svizzera dove si parla, certo, italiano. Siamo 300.000 in tutta la Svizzera, e quindi ci si rifà comunque all'Italia, e questo sogno di diventare un cantante di quelli veri che c'è sempre stato. Lo stai portando avanti poco a poco, io ti auguro di realizzarlo. Grazie. No, figurati. Allora Davide, il titolo della canzone è, cos'è, una canzone tua? Sì, ecco, io vorrei dire due parole su questa canzone. È una canzone con la quale ho vinto il Festival di Lissone nel 97, sì, scusate. È una canzone che ho scritto io nel vecchio dialetto del mio paese. Però non è un pezzo vecchio, è un pezzo moderno, è un pezzo fatto con la mia visione del dialetto. È un pezzo che io voglio dedicare alla mia bambina, che in questo periodo sta lottando contro una grave malattia. E questo pezzo è per lei, perché il titolo è Vorös, che vuol dire vorrei, e vorrei tantissimo tante cose. Grazie. Auguri! Banda rapassa un paese, vorrei vedere la luna tra finestre di una stanza fino a buon'ora, senti l'ora arriva sgurla sui fai. Porta in giri sue, parna ordena, e fa, e fa, e fa giuda, in grane, e presta sui gara. Stöy was güyer
sera, crestro luna, e un fan canas, in panastui vascuira, una sera, col crestro luna. Particolarissimo, siamo capiti. Ok. E adesso andiamo in Puglia.